Bruxelles Talk. Ciao a tutti, siamo alla seconda puntata di Bruxelles Talk, uno spazio di approfondimento che potete trovare, ascoltare e scaricare sui nostri canali, oltre che su Spotify e iTunes. Abbiamo parlato nella scorsa puntata delle mafie in terra tedesca e nel resto d'Europa. Stavolta invece faremo un approfondimento per quel che riguarda l'omicidio olivatino. Il giudice ragazzino viene chiamato, è un omicidio che molto spesso, di cui molto spesso non si parla, che è rimasto nascosto rispetto ad altri omicidi come per esempio quello di Falcone Borsellino, però io ritengo che sia un caso importante. Siamo qui con il giornalista Luca Conti. Buongiorno. E con il giornalista Davide Lorenzano. Ciao, che grazie. Ha fatto un documentario che si intitola proprio Il giudice di Canicattì, Rosario Olivatino, il coraggio e la tenacia. È un documentario che è stato anche acquistato dalla Rai e quindi è possibile trovarlo su Rai Play. Com'è nata questa idea di fare un documentario su Olivatino? Beh, è nata successivamente a un incontro da studente delle scuole superiori con il papà di Rosario Olivatino, l'avvocato Vincenzo Olivatino. E successivamente a quell'incontro, che fu molto toccante, fu realmente emozionante per un giovane che fino a quel momento aveva vissuto questa storia davvero a 360 gradi. Tutto di quella città raccontava qualcosa di Rosario Olivatino. Ecco, allora gli feci una promessa che però sapevo di non poter mantenere, quella di anch'io contribuire al racconto della storia di Rosario Olivatino, che vedevo sempre più, come dire, un po' diciamo così, trascurata al di fuori di quel confine cittadino. E poi negli anni, per fortuna, diciamo che acquisendo degli strumenti giornalistici, quindi facendo la professione del giornalista, ho potuto finalmente mantenere questa promessa ed eccoci qui. Questo poi è un progetto indipendente e senza scopo di lucro, che ho sempre voluto che questo precisare. È importante. E per chi non conosce la storia di Rosario Olivatino, ci puoi dare un breve riassunto, insomma, di chi era Olivatino e di come è morto? Beh, Rosario Olivatino, già notoriamente conosciuto come il giudice ragazzino, da cui il film di Alessandro Di Robilant che ne racconta un po' la vita, ecco, è stato un giudice giovanissimo, appunto morì all'età di 37 anni, a una settimana di distanza dal 38esimo anno, compleanno, e fu il magistrato che si occupò di quella che poi fu conosciuta come anche Tangentopoli siciliana. Ecco. È stato un magistrato molto coraggioso e anche molto tenace, da qui anche il sottotitolo di quel documentario, che ha dimostrato da subito una capacità investigativa realmente unica. Non tutti nel suo ufficio al Tribunale di Agrigento si occupavano di mafia. Dove lui si trovava, nella sezione speciale delle misure di prevenzione, ecco, poteva occuparsi anche e soprattutto, per esempio, degli incendi dolosi o delle fatturazioni false, appunto. Quindi diciamo che fu un giudice molto scomodo anche per le organizzazioni mafiosi o mafiose o paramafiose, come ci apprestiamo a raccontare, che vollero la sua uccisione. Era un giudice particolarmente intransigente e diciamo anche riservato per quel che riguarda le indagini, non tanto per una questione sua personale, ma anche per una questione di tutela degli indagati. A questo proposito sentiamo una clip tratta dal documentario. Ricordo che una volta sul giornale, sulla cronaca di Agrigento, venne fuori una notizia su un'indagine che era stata condotta, che era in via di allargamento, e lui si arrabbiò molto, si indispettì, perché evidentemente l'indagine stessa ne subiva danno, e incriminò il comandante dell'allora gruppo dei carabinieri, proprio perché era stato, la notizia era uscita proprio da quell'ufficio. Ma altre furono le indagini che Rosario condusse, e li condusse sempre, ripeto, nel rispetto del principio di segretezza, e che poi era anche un principio di rispetto della reputazione di chi era inquisito e che poteva anche essere poi prosciolto. E quindi era opportuno che la sua indagine non venisse danneggiata prima che l'iter giudiziario avesse raggiunto uno stadio
quantomeno di probabilità. Rosario Livatino, dalla giovane età di 30 anni, dimostra già la professionalità di un eccellente giurista e un intuito innato per l'investigazione. Lavora ad alcune indagini sugli incendi dolosi e sugli interessi delle cosche nell'abusivismo edilizio. Segue i loro patrimoni e adotta metodi innovativi allora applicati a Palermo da Giovanni Falcone. Livatino è un magistrato distinto, un operatore della giustizia conosciuto per la sua passione nel lavoro, la sua imparzialità inamovibile e per la sua fervente fede cattolica. In questa clip abbiamo sentito appunto delle caratteristiche proprie di Livatino. Raccontaci un po', com'era come persona? Tu ti sei concentrato su questo documentario proprio sulla sua personalità, anche per capire le ragioni del suo omicidio? Beh, quello che ho cercato di capire da subito era ciò che, diciamo, fino a quel momento non era stato ancora raccontato. Avevamo capito tutto sulla sua, purtroppo sul suo triste epilogo e su ciò a cui si era dedicato durante la sua professione. Quello che però sfuggiva un po' al racconto era la sua personalità. Ecco, per esempio, di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, questo è un aspetto che abbiamo già visto sotto diverse salse. Di Rosario Livatino non si sapeva molto, per cui ho iniziato questa indagine a 360 gradi su chi fosse Rosario Livatino, ancora prima che magistrato, anche perché ritengo che da questa statura morale si possa capire poi quella statura professionale. Rosario Livatino era una persona molto semplice, però dedita, ma molto dedita al suo lavoro. C'è il racconto che è stato fatto, una testimonianza che è apparsa sui giornali poco tempo fa, su Avvenire, di un forestale che racconta, durante questa indagine su un incendio doloso nei dintorni di Licata, che insomma, riguardo i codici, riguarda insomma, tutta una serie di regolamentazioni su questo aspetto, ecco, portò questi codici, questi volumi all'ufficio, a Rosario Livatino, al dottor Livatino, e paradossalmente il giorno dopo aveva letto tutto, erano dei volumi enormi, per cui era una persona che riusciva sicuramente nel proprio lavoro a trovare quell'aspetto giusto, perché lui aveva un grande rispetto anche per l'inquisito, che poteva essere successivamente prosciolto. E noi ci siamo conosciuti proprio per sulla questione dell'omicidio Livatino, nel senso che per quando io e la mia collega Abra Montanari, che abbiamo sentito la scorsa volta, abbiamo cominciato a raccontare del libro, cercare elementi sulla Germania, sui collegamenti di Cosa Nostra in Germania, e ho notato che Borsellino, nel 57 giorni che lo dividono dalla morte di Falcone, e va in Germania ad ascoltare un pentito. Questo pentito si chiama Gioacchino Schempri e si dice che vada in Germania per la questione dell'omicidio Livatino. Il problema è che è il 92, l'omicidio Livatino è avvenuto nel 90 e c'è il e quindi ha cercato di ricostruire che cosa è successo a Livatino, e si parte. Intanto l'omicidio di Livatino viene scoperto il giorno stesso perché c'è un testimone. Luca, ci leggi qualcosa sul testimone, il testimone Nava, che è stato l'unico testimone oculare di tutto l'omicidio? Sì, che un testimone oculare che ha svelato una verità, insomma, su quelli che erano i killer. Nel processo di primo grado Livatino I è stato ricostruito che Nava ha potuto vedere la scena del crimine mentre guidava per un tempo che va dai 2 ai 5 secondi. Ma ricorda moltissimi particolari, sia della moto, che in precedenza lo aveva superato, sia delle auto, sia dell'abbigliamento dei killer e della pistola. E Nava dichiara: «Non c'è da meravigliarsi se la mia memoria è fotografica e se ho riconosciuto tutti i particolari». Questo lo spiega la Commissione parlamentare antimafia, lo ha spiegato nel 2016. «Perché io facevo il direttore commerciale, per fare il direttore commerciale, come mi avevano insegnato i miei imprenditori, bisogna capire immediatamente com'è il cliente e stamparsi nella memoria tutto quello che fa, i movimenti delle mani, come tocca gli occhiali, tutto». Questo è. Ci sono delle,
delle questioni che, nonostante tre processi che hanno riguardato l'omicidio Livatino, secondo me andrebbero ancora chiarite, perché appunto il testimone Nava parla di due killer e alla fine si arriva alla fine dei processi, insomma, le sentenze, che si parla addirittura di cinque killer più i mandanti. E sull'omicidio Livatino c'è anche tutta una questione, ci sono ancora questioni aperte sulla canonizzazione, per esempio, ma non è forse quella l'elemento principale. Quali possono essere le altre questioni aperte sul caso Livatino? Beh, hai proposto tu e con il tuo libro questo aspetto, che devo dire molto interessante e spesso è sfuggito anche alle cronache. Esattamente qual è la connessione tra Paolo Borsellino e Rosario Livatino. Ecco perché nei 57 giorni Paolo Borsellino, insomma, il tempo che è quel che è, perché sa che purtroppo giungerà anche la sua ora, si occupa di Rosario Livatino. E devo dire che mi ha molto colpito quel paragrafo che hai dedicato appunto a questo aspetto, perché tu hai riaperto sostanzialmente questa questione. Io mi chiedo ancora adesso se all'indomani della strage di Via D'Amelio Paolo Borsellino non dovesse realmente rivedere Gioacchino Schembri. Probabilmente, perché lui era andato la prima volta in Germania per vedere Schembri, ma non è detto che dovesse tornare per quello. E abbiamo solo poco tempo, leggiamo una parte su un pentito che parla di questo omicidio. Sì, questa è una... sempre il pentito è Schembri e lui dichiara questo: nel secondo incontro era così che Gioacchino mi chiese se avessi sentito che lassù dalle parti di Colonia la polizia aveva arrestato due italiani i quali in Italia avrebbero ucciso un giudice. Lui disse che originariamente gli assassini erano in tre, ma che erano stati tratti in arresto solo due perché il terzo era fuggito. In seguito io gli dissi di non sapere nulla in merito. Quindi Gioacchino mi diede un giornale tedesco nel quale c'era un articolo che riportava questa faccenda. Finito l'articolo, Gioacchino indicava Fabio e diceva che questo era il terzo assassino ancora in libertà e che era stato lui quello che aveva ucciso il giudice. Fabio mi diede conferma di questo, affermando che non poteva mostrarsi in pubblico perché ricercato e doveva essere molto prudente. Ecco, questa è la testimonianza che abbiamo. Ci sono ancora degli interrogativi sulla questione di Gioacchino Schembri, della morte di Livatino, di quello che andò a fare Borsellino in Germania. E interrogativi che speriamo di poter rispondere nei prossimi mesi, anche perché io e Davide abbiamo deciso di cominciare a sentire alcune persone che di quella faccenda si sono occupate. Sarà un piacere. Bene, grazie. E vi saluto per oggi, ci vediamo alla prossima puntata, grazie. Bruxelles Talk.